Allora, ragazzi, l'esperimento di oggi è quello sul principio di Archimede, di cui vedete qui il titolo. Anche se in realtà noi sfrutteremo, come dire, il principio di Archimede per un obiettivo apparentemente anche diverso, cioè quello di misurare il volume di un corpo di forma irregolare. Vedete, qua abbiamo un sasso, abbiamo già chiaramente preso un sasso di dimensioni adeguate, e quindi vogliamo misurare il volume di questo corpo. Perché facciamo questo? Beh, perché mentre per i corpi di forma regolare, giusto ne richiamo qualcuno, che ne so, se abbiamo scusate, un cubo, vi ricordate il volume del cubo? Lato per lato per lato, o che ne so, il cilindro. Il volume è, vabbè, l'area di base che è pi greco per raggio al quadrato per l'altezza. In generale, mo, senza che scendiamo in particolare, è area di base per altezza. Quindi qualunque sia, per esempio, la base può essere pure un esagono, va bene? Uno si calcola l'area di base per l'altezza e vi esce il volume. Quindi per diciamo, gli oggetti di forma regolare, sappiamo già dalla matematica, quindi la geometria ci aiuta a calcolare il volume di quel corpo. Invece per un corpo di forma irregolare, beh, vedete qui ragazzi, non ho la possibilità di misurare i lati, le altezze, lo spigolo, perché non ce l'ha. Cioè, quello di forma regolare, appunto, lo dice la parola stessa, ha un qualcosa che si ripete, quindi la stessa base. Quindi misurabile, oppure se è una circonferenza, quello che sia. Utilizzeremo il principio d'Archimede invece per fare questa cosa. Quindi andiamo per ordine, il titolo sarà della nostra esperienza, principio di Archimede, l'obiettivo, la misura del volume di un corpo di forma irregolare. Gli strumenti utilizzati, quelli che state vedendo qui, c'è una bottiglia che abbiamo, vabbè, già tagliato, ma diciamo una bottiglia d'acqua. Questa deve essere di forma regolare. Vedete, la forma di questa bottiglia, praticamente la base è quasi un quadrato, va bene? Poi misuriamo pure quant'è, diciamo, il lato, lo stile. Poi abbiamo un pennarello, chiaramente il nostro sasso, e un righello per misurare i vari spigoli, le varie cose. Quindi questa è la strumentazione. Nello schema o disegno farete un primo disegno così come l'avete visto adesso. Vedete? Ah, è l'acqua ovviamente, perché devo in questa bottiglia immergere già una certa quantità di acqua. Dicevo, nel primo disegno, quindi fate tipo figura 1 e figura 2. Mettete l'acqua in quantità adeguata a che poi, quando andremo a immergere il nostro sasso, sia totalmente immerso. Va bene? Io pure che cosa ho fatto? Vedete, questo già fa parte, se vogliamo, della descrizione. Dopo aver messo una certa quantità di liquido, ho segnato, va bene, il livello di partenza. Quindi poteva essere anche più elevato, non sarebbe cambiato nulla. Ok? Quindi questo dicevo, invece il secondo disegno sarà già con il sasso immerso, ovviamente il liquido si andrà a sollevare, ad alzare. I contenuti teorici. Beh, qui che cosa sfrutteremo? Quindi lo diciamo già prima. Immaginiamo una vista frontale, no? Cioè, H è il livello del liquido che si andrà a sollevare, che andremo poi a misurare. Mentre questo qui, immaginate proprio che il lato di questo quadrato. Quindi, beh, noi che cosa faremo? Andremo a sfruttare, vedete, proprio questa formula, cioè il volume è dato dal il volume di liquido spostato dall'area di base per altezza. Beh, l'area di base abbiamo detto è un quadrato, quindi L ed L, quindi sarà lato al quadrato per l'altezza, quindi che è l'altezza di liquido che si è spostato. Quindi questo è il richiamo teorico che ci serve, cioè che, sapere che il volume di questo piccolo parallelepipedo, no? Quindi la parte di liquido che si è spostata, è data dalla sua base per l'altezza. La descrizione della prova. Bene, abbiamo detto, vabbè, potremmo partire nella descrizione con
Abbiamo preso una bottiglia, l'abbiamo più o meno ritagliata a metà, abbiamo messo dentro dell'acqua, segnato il livello, quindi con il pennarello, il livello di partenza da cui partiamo, poi immergiamo il nostro sasso, facendo attenzione che il sasso sia totalmente immerso. Va bene? Vediamo se si vede meglio se metto una cosa bianca, vedete? Cioè, è evidente che non c'è una piccola parte fuori, perché se no non misureremmo più ciò che ci serve. Dopo aver fatto questo, andiamo a segnare il livello del liquido dove è arrivato, quindi da dove stava e ovviamente si è ovviamente alzato. Ok? Poi andiamo a misurare i due spigoli, cioè quanto è il lato del nostro, diciamo, lato di base che posso misurare anche qui sopra, che è di 8 centimetri. Di 8 centimetri, va bene? Chiaramente è un quadrato, quindi 8 e 8. Stessa cosa facciamo per il livello del liquido spostato, che è di esattamente 2 centimetri, va bene? Quindi questi ce li segniamo perché vedete dove li andremo a mettere nella raccolta dati. Quindi L uguale 8 centimetri, abbiamo qua, scusate, ed H invece 2 centimetri. Vabbè, H piccolo, qua mi ha aumentato ed L piccolo. Va bene? Che facciamo con, quindi questo nella raccolta dei dati. L'elaborazione. Beh, se abbiamo detto che la formula che ci serve è questa, abbiamo ricavato H 2 centimetri, il lato, quindi lo spigolo di questo quadrato, abbiamo detto 8 centimetri, il volume che sarà? Abbiamo detto lato al quadrato per H, quindi 8 per 8 per 2. E questi sono tutti centimetri per centimetro per centimetro, centimetri cubici. 8 per 8, 64 per 2, 128 centimetri cubici. Quello calcolato, chiariamolo sempre, è il volume di liquido spostato. Va bene? Qui adesso però inizia la parte, quindi questa è l'elaborazione, il calcolo, questi 128 centimetri cubici. L'analisi dei risultati e le conclusioni. Qui mo è la parte sostanziale. Noi che volevamo calcolare, che abbiamo detto negli obiettivi, vogliamo calcolare il volume di quel sasso, di quella pietra. Va bene? Ci è venuto, abbiamo invece calcolato il volume di liquido spostato, 128 centimetri cubici. Che legame c'è tra i due? Beh, la pietra nel momento in cui l'abbiamo immersa, va bene? Ha spostato quanto liquido, quanto volume ha spostato? Esattamente il suo. Quindi, se la pietra avesse avuto un volume di 100 centimetri cubici, avrebbe spostato un volume di acqua di 100 centimetri cubici. Quindi, quei 128 centimetri cubici che abbiamo calcolato sono esattamente il volume della pietra di questo sasso che abbiamo messo. Va bene? Quindi vedete come abbiamo sfruttato il principio di Archimede per fare che cosa? Per calcolare il volume di un corpo di forma irregolare, andando a misurare invece qualcosa che è regolare, cioè il volume di liquido. Ecco perché è importante scegliere una bottiglia che abbia una base che conosciamo. Vedete, come accennavo prima, avreste potuto, vabbè, questa è una bottiglia da mezzo litro, ma una bottiglia, per dirvi, sembra una cilindrica, una da 1,5 litro, l'avreste tagliata e fatto lo stesso identico esperimento. Sarebbe cambiata solo la formula da prendere, perché, come abbiamo detto, qual era in un diciamo cilindro, qual è il volume? Pi greco per raggio al quadrato per l'altezza. Ovviamente di quella bottiglia voi avreste tagliato sopra, avreste potuto misurare che cosa? Il diametro, va bene? Vi mettevate sopra, che ne so, veniva a 8 centimetri, il raggio è esattamente la metà, quindi sarebbe venuto 4, pi greco raggio al quadrato per h, sempre l'h che ci sarebbe venuta per quella determinata bottiglia.
Quindi il procedimento sarebbe stato assolutamente lo stesso. Quindi questa è nell'analisi dei risultati. Siamo riusciti a trovare il volume di questa pietra. Le conclusioni, possiamo dire che il volume trovato è sicuramente quello della pietra, proprio in maniera perfetta. Non lo possiamo dire perché non abbiamo un termine di paragone. Noi non è che conoscevamo già il volume di questo sasso in maniera precisa, dire questo sasso ha volume 128 o 128,2, allora avremmo potuto, come dire, confrontare i due risultati e dire se è abbastanza, come dire, accurata la misurazione che ci è venuta oppure è molto discostante, molto diversa. L'unico modo per cui avremmo potuto fare questa cosa è praticamente banalmente immergere invece un corpo di forma regolare tramite la geometria, ricavare già, quindi senza, come dire, la necessità effettiva dell'esperimento, già ricavare il suo volume, fare l'esperimento e poi confrontare i due volumi. Lì avremmo potuto dire c'è venuto oppure è venuto un po' di meno, un po' di più. In questo caso è chiaro che dobbiamo andare più sulla fiducia, ma vi assicuro che il volume di questa pietra non è molto discostante da quei 128 centimetri cubici, cioè potrà essere 127,6,7 o 128,2, ma stiamo sicuramente là intorno, cioè non è che questo sasso ha un volume di 100 centimetri cubici e ci è venuto 28 in più, non esiste proprio. Va bene? Quindi questo è ciò che ci eravamo prefissati di fare, di misurare, quindi il volume di questo sasso è in maniera sicuramente anche approssimata, ma ci siamo riusciti.